Ciao, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di prodotti top, super preferiti, super promossi del periodo, sia per quanto riguarda il beauty, cura della persona, viso, corpo, capelli, sia per quanto riguarda il make-up. Io direi di partire subito con i prodotti che riguardano la skincare del viso. Allora, direi di partire subito con una super novità che mi sta piacendo tantissimo e vi parlo di un prodotto di Garnier Skin Active della nuova linea alla vitamina C. Non so se conoscete questa nuova linea di Garnier Skin Active, sono usciti diversi prodotti. Il prodotto del quale vi parlo oggi è un 2-in-1 illuminante, siero in crema. Siero con vitamina C più crema idratante con SPF 25. In questa linea però trovate anche il siero, la maschera in tessuto per il viso che ho acquistato e devo ancora testare e l'acqua micellare che sto testando, anche quella mi sta piacendo tanto, però ve ne parlo magari tra qualche settimana perché sono ancora ai primi utilizzi. Quindi di che cosa vi parlo? Vi parlo di questo siero in crema 2 in 1 per pelli spente non uniformi, ripeto con SPF 25. Qui c'è scritto pelle dall'aspetto più sano e luminoso in 3 giorni, aiuta a prevenire e ridurre le macchie. Sono esattamente 50 ml di prodotto, in offerta l'ho pagato meno di 10 euro, intorno ai 7,8,90 €. Questo è il packaging secondario, adesso vi mostro anche il packaging primario. Si presenta così, la confezione mi piace tantissimo. Questa è la confezione con questo pump dosatore che io trovo sempre molto comodo, molto igienico e pratico. E devo dire che mi sto trovando benissimo con questo prodotto. Questo prodotto mi sta piacendo tanto, utilizzato al mattino. Lo utilizzo come vera e propria base pre-trucco perché ho due prodotti in uno, quindi ho una crema idratante molto leggera, molto delicata, che si stende e si assorbe facilmente e in più ho anche una protezione solare, quindi un SPF 25. Devo dire che mi piace perché, ripeto, una crema leggera che non mi crea assolutamente alcun tipo di problema, non viene rigettata fuori dalla pelle, ma va ad assorbirsi molto facilmente e mi dona quel giusto livello di idratazione ideale per la mia pelle, che vi ricordo è una pelle misto grassa impura che si lucida facilmente e in certi periodi anche con tendenza acneica. È un prodotto che vi straconsiglio come primo step al mattino. Io vado ad applicarlo, ripeto, come base pre-trucco, spesso lo lascio fino a sera perché magari vado poi a struccarmi la sera. Lo utilizzerò tantissimo sicuramente nel periodo estivo perché nel periodo estivo tendo a truccarmi pochissimo, comunque il fondotinta da luglio, agosto, anche primi di settembre, tendo ad utilizzarlo pochissimo e questo sarà un prodotto salvapelle perché, ripeto per l'ennesima volta, giusto livello di idratazione ma anche protezione solare. Non è una protezione solare altissima, è un SPF 15, però insomma per i primi periodi va più che bene, soprattutto per la città. Poi al mare io utilizzo una protezione 50, 50 più ci mancherebbe con il mio colorito biancastro, le mie lentiggini Infinity Nail. Però ecco, per la città va più che bene e ve lo straconsiglio, prodotto secondo me da 10 e lode. Poi vado avanti con un altro prodotto super top che durante questo autunno-inverno mi ha letteralmente salvato le labbra e sto parlando di uno stick labbra, nello specifico Connettivina Stick con acido ialuronico 0,2%, un prodotto da parafarmacia che vi dico la verità, costicchia perché siamo intorno ai 12 euro e sono esattamente 3 grammi di prodotto, però vale la spesa, vale la pena acquistare questo prodotto, per me almeno è stato un investimento. Questo è lo stick. Eccolo qua, e ripeto, questo è un prodotto che mi ha letteralmente salvato le labbra. Voi lo sapete perché ve lo dico ogni anno, io soffro perennemente di labbra secche, screpolate, soprattutto ovviamente in autunno, in inverno, con gli sbalzi di temperatura ne risentono tantissimo, vanno a seccarsi, vanno a formarsi tantissime pellicine, tantissimi taglietti, insomma, una roba oscena. Sono andata in parafarmacia, ho chiesto consiglio e mi è stato consigliato questo qui, questo Connettivina Stick Labbra con acido ialuronico 2%. Una manna dal cielo. Ho ancora tantissimo prodotto da utilizzare, ma perché ve lo consiglio? Perché è un prodotto che va a creare un film protettivo sulle labbra, leggermente oleoso ma non dà fastidio, va a fondersi totalmente con la pelle delle labbra e va a nutrire, idratare in profondità, rende le labbra, non esagero, di velluto, super lisce, super levigate.
ed è un prodotto del quale ormai io non posso fare a meno. Sicuramente una volta terminato lo riacquisterò perché, come lui, forse soltanto il mio preferito number one sul podio, ovvero il balsamo della Nuxe, il Nuxe Rêve de Miel, quello nel barattolino, però non quello in stick, perché quello nel barattolino, lo so, è scomodo da prelevare perché comunque dovete prelevarlo col polpastrello, però è decisamente più nutriente, decisamente più idratante rispetto allo stick. Quello è il number one. Al secondo posto, Connettivina Stick, assolutamente straconsigliata. Poi andiamo avanti e vi parlo di altri due prodotti per il viso super low cost che mi stanno piacendo tantissimo, sono stati una vera e propria rivelazione di quest'ultimo periodo. Sono prodotti della Sien, della linea Bio, li trovate da Lidl, questi facevano parte di un'edizione limitata, magari riuscite ancora a trovare qualcosa perché li ho comprati relativamente di recente, al massimo un paio di mesi fa, infatti ve li ho mostrati in un recente video haul low cost che vi lascio qui linkato e anche qua sotto nell'info box, e sono questi due prodotti della linea Bio antiossidante. Sono prodotti che costano meno di 5 euro, se non sbaglio il siero 4,99, il contorno occhi 2,99. Abbiamo per l'appunto il siero con il 98% di ingredienti di origine naturale e sono 30 ml, e poi abbiamo il contorno occhi, sempre 98% di ingredienti di origine naturale, questo nello specifico è con olio di macadamia e sono 15 ml, classico tubetto, prodotti davvero validi. Sono delle cremine leggere, è vero, però perfette per l'utilizzo quotidiano. Questo contorno occhi molto leggero ma dona il giusto livello di idratazione che ricerco al mattino. Io al mattino ovviamente prima di truccarmi vado ad applicare una crema per il viso e poi vado ad applicare anche un contorno occhi. Io ho bisogno di un contorno occhi leggero che, ripeto, mi doni il giusto livello di idratazione, anche minimo, ma soprattutto che si assorba facilmente, e questo è l'ideale. Adoro, mi lascia il contorno occhi idratato al punto giusto, anche levigato e un attimino più liftato. E poi abbiamo questa crema per il viso che in realtà è un siero e ha una consistenza super leggera, super delicata, impalpabile, molto fresca. Anche questa crema per il viso barra siero è perfetta per l'utilizzo quotidiano anche come base pre-trucco, perché spesso l'ho utilizzato come base pre-trucco e non mi ha creato alcun tipo di problema. È abbastanza idratante come cremina nonostante la consistenza, però devo dire che sulla mia tipologia di pelle, che è una tipologia di pelle misto grassa e impura che tende a lucidarsi facilmente e tende a generare nuove imperfezioni, non ha creato alcun tipo di problema. Si stende, si assorbe facilmente, la pelle non la rigetta ma l'assorbe tutta quanta se la beve, e mi dona il giusto livello di idratazione, ha tra l'altro un ottimo profumino, quindi anche questi due prodotti per me sono prodotti super top, tra l'altro ottimo rapporto qualità e prezzo, perché ricordo che sono prodotti bio, comunque con il 98% di ingredienti di origine naturale e costano meno di 5 euro, assolutamente top consigliati. Poi, visto che stiamo parlando di Lidl, mi riaggancio, voglio parlarvi di questi due prodotti per capelli, shampoo e maschera della linea Hair Fruits by Sien. Di questi prodotti, shampoo e maschera, ve ne ho già parlato, ma vi ho parlato della linea alla banana. Oggi vi parlo della linea alla papaya, di quei prodotti ve ne ho parlato nell'ultimo video dei prodotti finiti, ve ne ho parlato nei preferiti low cost dell'ultimo periodo, trovate tutto quanto linkato qui e nell'info box. Abbiamo lo shampoo alla papaya per capelli più morbidi e sono confezioni da 400 ml sia lo shampoo che la maschera, e poi abbiamo la maschera sempre alla papaya per capelli secchi. Sono prodotti con il 98% di ingredienti di origine naturale e anche questi sono super low cost. Lo shampoo circa 3 euro, la maschera tra i 3 e i 4 euro, ma spesso li trovate anche in offerta e fanno parte della linea permanente. Vi dirò praticamente le stesse cose che ho detto per la linea alla banana, perché a parte la profumazione che è diversa, il prodotto in sé è il medesimo. Lo shampoo è uno shampoo pulente, lavante al punto giusto ma non aggredisce i capelli né cute né lunghezze e mi lascia i capelli puliti per un 4 addirittura 5 giorni. Tenete conto che io ho una tipologia di capello ormai normale, in passato era grassa, adesso è normale. Diciamo che ho cute, normale, lunghezze un attimino secche, ma perché
ho davvero tantissimi capelli, quindi shampoo lavante ma delicato. E poi abbiamo la maschera che io trovo davvero super nutriente, super idratante, districante, ammorbidente e non appesantisce. Lascia poi un ottimo profumo così fruttato, dolcino, che è una meraviglia, e la profumazione rimane per circa un giorno. Prodotti davvero super top. Terminati questi, riacquisterò sicuramente la versione alla banana perché preferisco quella profumazione, però anche questa è una linea davvero molto molto valida che vi straconsiglio. Anche qui ottimo rapporto qualità-prezzo, anzi qualità-quantità, perché sono 400 ml ciascuno. Qualità, quantità e prezzo top. E infine, per quanto riguarda la skincare, passiamo al corpo e vi mostro quest'ultimo prodotto, poi passiamo al make-up. Scoperta del periodo, Talasso Scrub Geomar Rimodellante. Ora, io adoro lo scrub Geomar, quello nella versione verde. Questo qui rimodellante forse l'avevo provato una singola volta, ma tanto tanto tempo fa. L'ultima volta che sono stata da Risparmio Casa, se non sbaglio, l'ho trovato in offerta a 6,90€, subito mio. Io ho deciso di ritestarlo, me ne sono follemente innamorato, cioè addirittura preferisco questa versione rimodellante al mio adorato versione verde, che non ricordo esattamente, comunque sempre Talasso Scrub. Allora, questo qui rimodellante con sale marino, sale di Epsom, olio di caffè, guaranà e capsico. Sono ben 600 grammi di prodotto, il prezzo ve l'ho detto, anche se non è in offerta, lo trovate a meno di 10€, sono ormai a metà confezione. Io adoro questa tipologia di scrub, Geomar, Caloderma, Equilibra, quelli che hanno una parte salina e una parte oleosa, quindi c'è sia l'effetto scrubbante, rimodellante, levigante, ma anche l'effetto nutriente e idratante. Una bomba! Io con questo prodotto non sento assolutamente l'esigenza di applicare un olio, una crema idratante, perché da solo fa tutto, scrubba e idrata. Meraviglioso, straconsigliato. E adesso veniamo al make-up, perché anche qui ho delle chicche niente male. Io direi di partire subito con questa meraviglia che indosso oggi. Contro tutte le aspettative voglio assolutamente promuovervi questi due rossetti liquidi della linea She Glam di Shein. Non so se li conoscete, perché effettivamente non se ne parla tanto qui su YouTube. Magari conoscete Shein, Shein, come volete chiamarlo voi, per l'abbigliamento, per le puccioserie, ma Shein ha anche una linea make-up, la She Glam. Io ho acquistato per il momento soltanto questi due rossetti liquidi e dei pennelli, ma ho intenzione di fare un ordine, perché questi rossetti liquidi mi hanno rapita. Costano esattamente 3€, almeno questi qui, quando li ho comprati io, costavano 3€, forse adesso il prezzo è leggermente aumentato, ma siamo sempre intorno ai 4-5€, una bomba! Allora, quello che indosso oggi è una delle colorazioni più famose, ovvero Momoyo, ed è questo qui. È meraviglioso, somigliano secondo me tanto alle Superstay Matte Ink di Maybelline. Durano tantissimo, così come quelle che sono tra le mie preferite per quanto riguarda rossetti liquidi barra tinte. Comunque questo è, ripeto, il colore Momoyo, e si tratta di un nude rosato, però un pochettino più acceso rispetto al solito nude, quasi sul fucsia, comunque una tonalità con base fredda. E poi abbiamo questo nude, anche qui lo sto utilizzando tantissimo, il Millionaire. Questo perfetto magari per l'utilizzo quotidiano. Io ve li voglio far vedere, mi sono anche armata di salviettine struccanti, perdonate la lunghezza del video. Questo sarà un video assolutamente chiacchiericcio, perché ho voglia di chiacchierare, quindi beccatemi così. Allora, guardate che meraviglia, questo è, non me lo ricordo già più, Millionaire, spettacolare secondo me. La cosa che mi ha stupita è il colore pieno e la durata, e anche la confortevolezza, perché non seccano tantissimo le labbra, forse mi seccano più le labbra le Superstay Matte Ink di Maybelline, strano ma vero. Quindi questo è Millionaire, e poi abbiamo Momoyo. Lo vedete già sulle labbra, io ve lo swatcho lo stesso perché magari sulle mie labbra ha un colore un attimino diverso, poi insomma a seconda della vostra pigmentazione delle labbra i rossetti variano un pochettino. Guardate la meraviglia, sono dei colori pazzeschi, super pieni, ripeto, ottima durata
soprattutto molto molto confortevoli. Adoro, 3 euro ragazze, 3 euro. Io sicuramente comprerò altre colorazioni, ma adesso vado a rimuovere tutto prima che mi si incollino sulla mano. Poi, sempre in tema di rossetti e matite labbra, voglio assolutamente segnalarvi questi prodotti qui. Ora, questi facevano parte di un'edizione limitata qui con la Charming Escape e vi mostro due rossetti e due matite. Non so se riuscite ancora a trovarla questa linea, magari, non lo so, in qualche outlet, oppure se ce l'avete nei cassetti tiratela fuori perché questa collezione è davvero pazzesca. Io me ne sono innamorata, ho comprato questi prodotti con i saldi ma li avrei acquistati anche a prezzo pieno. Allora, abbiamo il primo rossetto, quello che utilizzo più di tutti, il numero 01, Luxurious Matte Lipstick. Hanno dei pack, adesso ve lo mostro meglio, veramente magnifici, guardate qui, molto molto carino, e anche il bullet è tutto tutto ricamato, spero riusciate a notarlo, meraviglioso. E abbiamo appunto il numero 01, che è questo nude pazzesco. Sono dei rossetti matte, colore pieno, molto confortevoli, durata eccellente. Questo è il primo. E ho anche le matite abbinate, che adesso vi mostro. Appunto la 01, sono queste qui, ok? E ve la mostro accanto. Le matite sono leggermente più scure, ma insomma insieme combaciano alla perfezione, si amalgamano molto bene. Ok, questa è la prima combo, adoro. E poi abbiamo la seconda. Il secondo colore è molto simile al rossetto che indosso oggi. Il secondo è il numero 04 ed è questo nude rosato, sicuramente più acceso, più visibile. Anche questo, come il rossetto che indosso, a base fredda. Ve lo mostro qua accanto. Anche questo colore pieno, molto confortevole, ottima durata. Hanno poi delle profumazioni incantevoli e vi mostro anche la matita accanto. Ok, Sandrina ha fatto cadere l'acqua, molto bene. Ecco qua. Sono dei rossetti davvero bellissimi, io li sto utilizzando tanto, soprattutto al mattino, perché sono dei colori assolutamente portabili, super eleganti, poi ripeto, molto confortevoli, pur essendo matte non mi seccano le labbra e hanno un'ottima durata. Certo, dopo un pasto un pochettino vanno via nella parte interna, così come il rossetto liquido che indosso. Ripeto, se riuscite a trovarli in qualche outlet, prendeteli, o magari li avete lì nel cassetto dimenticati, riutilizzateli perché sono davvero fantastici. Questi rossetti e anche le matite labbra. Termino questo video consigliandovi un mascara sempre Kiko, il famosissimo celeberrimo Maxi Mood Volume and Definition Mascara. Questo l'avevo comprato sempre con i saldi, pagato intorno ai 3,90 euro. Me ne sono follemente innamorata, ve lo mostro anche da vicino così se siete interessate sapete che cosa cercare. Io l'avevo visto sul canale di Nicole Gimondo, che è una ragazza che sicuramente già conoscete, una ragazza che io apprezzo tantissimo, mi rilassa tantissimo guardare i suoi video e mi fido anche delle sue recensioni perché mi sono sempre trovata bene con i prodotti che ha consigliato, abbiamo dei gusti abbastanza simili e lei consigliava questo mascara per avere un effetto ciglia finte, vero? Vi mostro lo scovolino che visto così non vi dirà nulla perché è abbastanza piccolino. Ora, se fate una passata avrete sicuramente un effetto naturale, ricercato ma naturale, vi districa tantissimo le ciglia, apre lo sguardo, con due passate o addirittura tre avrete un effetto ciglia finte assicurato, l'effetto che io prediligo. Quindi sguardo aperto, ciglia a ventaglio, ciglia allungate, volumizzate, incurvate, nero intenso, non si sgretola, dura tutta la giornata, è una bomba di mascara e non posso far altro che consigliarvelo. Per me è una super scoperta del 2022 e non posso far altro che consigliarvelo perché merita, merita tantissimo. Ok, questo è quanto, io adesso la smetto di blatterare perché mi sta anche mancando la voce e nulla, spero che questo video sui preferiti super top del periodo vi sia piaciuto, spero che anche questo video così un po' più chiacchiericcio vi abbia tenuto almeno un pochettino di compagnia, a me tantissimo, e nulla, aspetto i vostri commenti qua sotto, un bel like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video se ancora non l'avete fatto, vi mando un bacio grande e ci vediamo nel prossimo video, ciao!